destinato alle intemperie. Angela non ci posso stare sempre di stare. No, Angela allora, ecco Samaria. Ciao Samaria. Ti ringrazio. Beh, ordine. E ringrazio tutti. Ringraziamo Gianfranco se stai un po' così. Va benissimo. Fate posto a Gianfranco, c'è il posto tuo. Quindi ringraziamo tutti i presenti che hanno sfidato le intemperie per stare anche questo mercoledì insieme. Avrei voluto aspettare qualche minuto ancora Felice Simeone che ci raccontava un po' le ultime dalla città della scienza. Perché come sapete è stato per tantissimi anni grafico pubblicitario della scienza, da lì è approdato tra noi all'università, dove in questo momento svolge appunto la funzione di della comunicazione, si occupa della comunicazione dell'università. Tutti noi sapete chi è Felice, tutti voi sapete chi è Felice, tutti voi sapete quanto io tengo Felice Simeone, mi faceva piacere che lui ci raccontasse un po', però ho aspettato non tarda come il suo solito. È arrivato, benissimo. Allora Felice gli diamo, dopo anche due minuti la grazie Gianfranco, sei tempestivo. Allora c'è la sezione tutto. Oggi abbiamo il piacere di avere una persona che un po' me la sono cresciuta, posso dire così, sì. Se tu consenti dai altri che dica questa cosa. Un giovane che ho conosciuto giovanissimo, che è ancora un giovane avvocato, adesso è un giovane avvocato, quando l'ho conosciuto era un giovanissimo non avvocato, figlio di un amico, un caro amico, l'avvocato Pisani che sta in fondo. Pasquale Pisani, illustre avvocato cosentino, anche altro è cosentino, vive però tra Cosenza e Roma, Cosenza e Catanzaro e Roma. Da quando l'ho conosciuto l'ho sempre coinvolto nelle mie iniziative culturali, sempre per una ragione o per un'altra cercato di coinvolgere. Ecco, Felice, dopo ti diamo due minuti la parola per la vicenda delle città della scienza, una fare una riflessione con te su città della scienza. E devo dire, per me Alfio è un po' di quei ragazzi crescono, che io seguo anche a distanza, con cui collaboro per affetto, per inclinazioni, affinità scientifiche, umane, con cui si crea un rapporto di fratellanza, sono troppo vecchio per essere tuo fratello, di filiazione che ci consente poi di rimanere in contatto, di seguirci anche quando facciamo delle cose. Noi abbiamo presentato, ricordate, come fondazione abbiamo fatto la presentazione del libro di Antonio Tubelli a Roma, nella libreria. Era la libreria? La famosa. Fandango a Roma, e Alfio si è materializzato, lui arriva tutta quanta alle comunicazioni, alle nostre attività come fondazione, si è materializzato lì a Roma in quell'occasione. Per dirvi che non ci perdiamo, siamo sempre in contatto, ci vogliamo molto bene, io lo stimo molto, uno di quei ragazzi un po' atipici come giovani, per la verità, per la serietà, per il modo in cui approccia le cose scientifiche, per questa sua passione per l'esoterismo, per la metafisica, per il modo in cui si occupa di questi argomenti. E devo dire è per me un po' un esempio di come un giovane dovrebbe fare le cose seriamente, come hai detto tu quella frase senza prendersi troppo sul serio ma facendole seriamente. Esattamente, bravo. Senza prendersi troppo sul serio ma facendole seriamente. Quindi non so, sono contento di poterlo presentare agli amici della fondazione, di poterlo lasciare con la sua presenza come una testimonianza in rete, che tutti gli amici nostri, i suoi, possano sentire le cose che ci dirà. Oggi lui ci parlerà di scienza. Di scienze tradizionali, quindi di un ambito che è poco esplorato, peraltro un gruppo di amici miei di ingegneria, colleghi di ingegneria, uno è il professor Ielmo che voi avete sentito perché è venuto qui da noi, era molto interessato, mi ha detto che poi insieme ad altri colleghi della facoltà di ingegneria avrebbero seguito l'incontro nella registrazione successiva per poter prenderne notizie. Quindi io ho subito il benvenuto, grazie, benvenuto a papà, che in fondo
sono molto grato, vi siamo molto grati per il fatto di essere qui con noi, e ti sentirei sugli argomenti, tra l'altro su un argomento, quello delle meditazioni sui tarocchi, dei tarocchi in generale, che è un argomento molto complesso e anche molto particolare, sul quale che non abbiamo proprio sin qui mai affrontato, quindi siamo molto lieti di apprendere, oltre che di ascoltarti di leggere. Sì. Grazie, grazie. C'è un applauso a allora. Innanzitutto grazie per le parole che hai detto nei miei confronti, insomma, come dico sempre, in questi casi sono ancora vivo, per questi sono gli elogi funebri, no? Sono ancora vivo, quindi grazie infinite, davvero. Io devo dire la verità, campo ancora professionalmente di rendita, diciamo così, e grazie a te per tante cose che in questi anni mi hai trasmesso, e ancora ci campo di rendita. Io lavoro, lo dovete sapere, in una fondazione. Sono segretario generale, quindi quando da una fondazione passo a un'altra mi sento tendenzialmente a casa mia, insomma. E in questi anni, pur nella landa desolata di Catanzaro, ho appreso quanto sono importanti i corpi intermedi. Questa è una premessa che faccio prima di parlare di scienze tradizionali. E visitare questa fondazione, vedere con quanto amore è stata messa in piedi, con quanto amore viene gestita, portata avanti, anche quanto amore viene messo nei dettagli. Per esempio queste installazioni sono bellissime, le ho notato prima, veramente una, sono molto belle, è una cosa che fa piacere, perché nei paesi latini, qui in Italia ancora non si è capito quanto sono importanti i corpi intermedi, nel caso di specie le fondazioni, quanto dovrebbero invece essere sostenute, e in un posto come Terese, secondo me, questo è insomma uno dei cosiddetti luoghi del cuore, no? E quindi davvero complimenti per la Fondazione Gerardino Romano in generale. Nel particolare dico e ribadisco che professionalmente grazie a lui vivo di rendita, perché da tante imbeccate, tanti spunti che lui mi ha dato, io ancora oggi, diciamo così, nella mia esperienza successiva professionale, anche in quella attuale, mi fanno un grande comodo. Adesso, prima di iniziare, mi divertivo a leggere l'articolo che hai fatto sulla provincia di Benevento sul Sannio, e ho trovato subito il tuo stile, perché sei partito da De Roberto, quindi ho detto come vincere di De Roberto, insomma, c'era... era proprio la tua, è proprio la tua impronta, insomma, quindi si vede che sei legato a questa terra, a questo territorio, e la fondazione secondo me è la dimostrazione lampante, quindi davvero grazie di avermi invitato. Venendo invece all'argomento di oggi, faccio una premessa. Io oggi vi parlo dei tarocchi. I tarocchi sono una parte delle cosiddette scienze tradizionali, che è una definizione che vuol dire tutto e niente, naturalmente. Ora, dovete sapere che le scienze tradizionali, che in Italia non hanno nessuna dignità, o ne hanno molto poca, perché le associamo al mago Domenico, al mago Telma, al mago di oggi, tutta questa pletora di maghi. E invece nel resto d'Europa sono oggetto di studi universitari, per esempio l'Università di Amsterdam, una delle più antiche del mondo, ha una facoltà di scienze tradizionali, la Sorbona ha una facoltà di scienze tradizionali, l'Università di Exeter ha una facoltà di scienze tradizionali, ma naturalmente, come buoni ultimi, da buoni italiani, veniamo dopo. E partendo dal generale per arrivare al particolare, io vorrei farvi un'introduzione. Per scienze tradizionali, comunemente da 500-600 anni si intendono le più note: l'alchimia, la Kabbalah, l'astrologia, i tarocchi. Personalmente ci aggiungo anche la gnosi, che io la definisco una scienza tradizionale orizzontale a tutte le altre, perché le permea tutte, in sostanza. Io ho strutturato il mio intervento, che non leggo, questi sono degli spunti che mi servono poi per parlarvi a braccio, partendo da un'introduzione appunto delle scienze tradizionali, per arrivare piano piano al concetto di tradizione e infine a una delle scienze tradizionali in particolare, e cioè i tarocchi. Questa è solo un'introduzione, perché voi dovete sapere che su ogni lama dei tarocchi, cioè su ogni carta, si può parlare ovviamente per ore, e quindi cercherò di frenare la mia logorrea per cercare di lasciare anche spazio a delle domande alla fine, se ne avrete voglia ovviamente di farlo, altrimenti ne farete a me. Partiamo da un concetto fondamentale. La tradizione propriamente detta trae la sua origine dal latino tradere. Ora, premessa, se scendo troppo nel tecnico, Felice interrompimi, oppure se ti sembra che la discussione divenga barocca, fermati, così cerchiamo di dare un po' d'ordine. E il verbo tradere cosa vuol dire, amici miei? Vuol dire trasmettere. Quindi la tradizione altro non è che la trasmissione consapevole che qualcuno fa a qualcun altro di che cosa? Di quello che René Guénon definirebbe un influsso spirituale. Cercando di banalizzare un po', si può dire che la tradizione equivale a una fiammella, quello che nell'antichità veniva chiamato il fuoco sacro, no? Il fuoco sacro che ad esempio nel Tempio di Vesta non si doveva mai spegnere.
e che viene trasmesso da una generazione all'altra. Il cuore della tradizione è dunque il cradere. Si parte, quando si parla di scienze tradizionali, sempre da uno stesso concetto, ovvero «Gnotis Euton», «Conosci te stesso». Questa iscrizione era sul frontone del Tempio di Delfi. Ed è da lì, dal conoscere se stessi, che l'uomo della tradizione rapporta se stesso con il mondo. Perché? Perché conoscere se stessi è un'impresa che dura tutta la vita ed è tendenzialmente infinita, non si finisce mai di conoscere noi stessi. Coloro i quali avevano fatto scrivere sul frontone del Tempio di Delfi «Conosci te stesso» avevano anche aggiunto però «Conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dèi». Questo perché? Perché conoscere se stessi vuol dire pervenire alla scintilla divina che è nel cuore di ciascuno di noi, e poiché la scintilla divina che è nel cuore di ciascuno di noi altro non è se non un frammento di quella che Platone definisce anima mundi, ovvero di un'anima più grande, noi altro non siamo che parte, e siamo anche noi divinità, tra virgolette, siamo cioè parti dell'uno, di una divinità più grande, che evidentemente veglia sul cuore di ciascuno di noi. Ora, se c'è una cosa che ho imparato in 10 anni di approccio alle scienze tradizionali è questa. Posso leggere un libro di alchimia, per esempio Le dimore filosofali di Pulcanelli, che è più noto. Posso leggere un libro sui tarocchi, per esempio questo del Wirth che vi ho portato. Posso leggere un libro sulla Kabbalah, ad esempio quelli di Rav Luria, e via seguitando. Ma anno dopo anno poi il cosiddetto nozionismo, che lo studioso delle scienze tradizionali ne ha aggredito all'inizio, quindi inizia ad accumulare libri in modo seriale e incontenibile. Poi io sono bibliofilo, quindi per me 2 volte era una tentazione, però ripeto, ci si accorge dopo qualche anno, voltandosi indietro, quindi con un po' di esperienza, con un po' di maturità e aggiungerei soprattutto con un po' di consapevolezza, che tutti i testi di scienze tradizionali, sia che si parli di alchimia, di ermetismo, di gnosi, di Kabbalah, dicono tutti la stessa cosa. Cioè alla fine i maestri passati, gli uomini della tradizione, non fanno altro che dire lo stesso concetto declinato in modi diversi. Quindi la distinzione che c'è tra le varie scienze altro non è se non una distinzione figlia delle differenti qualificazioni che gli uomini e le donne hanno. C'è chi è portato di più verso lo studio della gnosi, c'è chi è portato di più verso l'approfondimento dell'alchimia, c'è chi è portato di più verso la numerologia, la geometria, la Kabbalah. C'è chi è portato più verso la divinazione, dunque verso i tarocchi, però alla fine il messaggio della tradizione è sempre questo: conoscere se stessi. Vi leggo un frammento di Plutarco che dice: sono ritenute sagge le persone stringate e concise, quindi non io, che sanno concentrare molti concetti in poche parole. E aggiunge Platone, che era non a caso un iniziato, il quale dice: il conosci te stesso in poco spazio contiene un pensiero forgiato con il martello. Quindi sono parole scolpite, dice Platone, no? Ed è vero. Il conoscere se stessi, aggiunge, è molto difficile perché, mentre per l'apprendimento della struttura e del funzionamento del corpo fisico e della parte emotiva mentale l'uomo con la scienza progredisce costantemente, per l'anima l'uomo di solito non progredisce perché ne ignora l'esistenza. Quindi attenzione adesso, l'iniziato, al quale l'esortazione conosci te stesso è indirizzata, sa che lo scopo della sua esistenza terrena è la conoscenza, che non è quella ordinaria come la percezione sensoriale o il mero apprendimento attraverso la ragione o l'acculturamento, ma è quella che l'iniziato ottiene andando oltre la conoscenza ordinaria per pervenire alla conoscenza del divino. Conoscere il divino fa sì che l'uomo, in conformità al dettato evangelico, sia in questo mondo ma non sia di questo mondo. Quindi qui viene evidenziata e lumeggiata la differenza fondamentale che c'è tra l'erudizione e la conoscenza. Quante volte abbiamo a che fare nel corso della nostra esistenza con persone di grandissima cultura? Dice: ammazza, questo è un intellettuale. Questo è un intellettuale, ne sa, quindi i vari Paolo Crepeso, non voglio offendere nessuno, che vanno poi in televisione. Però poi spunta qualcuno che da dietro le quinte alza un dito e dice: sì, però gli manca il cuore. Allora, l'erudizione che precipita nell'aridità non è conoscenza. Erudizione e conoscenza sono due cose molto diverse. Si può aver letto 100 libri senza aver capito nulla, ma si può essere invece arrivati mediante un'intuizione, anche una sola, a quella consapevolezza del tutto che ci permette in sostanza di aver guadagnato 100 vite nel ciclo del samsara, ovviamente per chi ci crede, questo è chiaro. Torniamo dunque alla parola tradizione. Dice Louis-Claude Saint-Martin, che è il filosofo che mi è più caro, un filosofo francese della fine del Settecento:
L'unico sistema è penetrare sempre più profondamente negli abissi del nostro essere fino a localizzare la radice viva e vivificante e ricondurla alla luce. Cioè quando noi, con il desiderio ardente di conoscenza, alimentiamo la nostra preghiera, possiamo entrare nel cuore di Dio e far entrare il cuore di Dio in noi per compiervi un matrimonio indissolubile che ci renda l'amico, il fratello, la sposa del nostro divino riparatore. Il riparatore, secondo San Martin, è il Cristo, evidentemente, il quale è un maestro passato tra i più luminosi che si è incarnato, e come tutte le nature solari che si incarnano con reticenza, per pochi anni si è incarnato per 33 anni, per dare all'umanità nuova luce. Quindi lui lo chiama riparatore perché egli riparava l'umanità dal peccato originale e cercava di reintegrarla. Il concetto di reintegrazione ricorre in Saint Martin e nel suo maestro, che era Martinez de Pascoy, cercava di reintegrarla con la grande anima di cui parlavo prima, con l'anima mundi, cioè con il divino. Ora, vi ho accennato prima che tradizione deriva da tradere, che vuol dire trasmettere. Ma trasmettere perché? Trasmettere che cosa soprattutto? Trasmettere, diciamo noi, per perpetuare. Ora, la trasmissione della tradizione può avvenire in mille modi diversi. Vi faccio un esempio di tradizione esoterica, quella della Chiesa Cattolica. La beghina che la domenica va a dire il rosario alle 8:30 del mattino, se lo dice con retta intenzione e se ci crede, ha la capacità, come diceva Papius nel suo Teoria e Pratica della Magia, di produrre una modificazione consapevole della realtà, perché l'oggetto della sua preghiera, l'oggetto dei suoi sentimenti, sarà beneficiato dal punto di vista sottile, dal punto di vista energetico, del bene che quella persona manda, per esempio ai figli. Faccio un esempio, mi dice, quando tuo figlio deve andare a scuola la mattina e tu prima di uscire gli metti la mano sulla testa con affetto e gli dici ti voglio bene, quella mano sulla testa è una benedizione che tu fai, ed è di fatto un atto di magia cerimoniale. Queste sono cose che l'uomo della strada ormai non si pone più, non si chiede più, di questo si tratta. Tu gli stai, cioè, trasmettendo un influsso spirituale positivo, cioè gli auguri il bene. Ora, qui in Campania, a Napoli, si direbbe, come c'è il malocchio, perché c'è, io ci credo, così come però c'è anche chi riesce a trasmettere il bene con i suoi atti, i suoi comportamenti. Quindi non sottovalutiamo che tutte le espressioni, cioè tutti gli atti che si producono sul nostro corpo fisico, cioè nella realtà di tutti i giorni, si producono prima a un livello sottile. La teoria cosiddetta dei tre corpi, no? Come diceva San Paolo, Roma è composto da corpo, anima e spirito. Okay? Ora, dunque, la tradizione si trasmette quindi mediante i riti. La Chiesa Cattolica, ad esempio, trasmette una tradizione esoterica. Eliphas Levi, che poi era un abate cattolico, l'abbè Louis Costant, diceva che la Chiesa Cattolica ha le chiavi della magia cerimoniale, ma se le tiene strette e non le dà a nessuno. Non è un caso, se ci riflettete, che nel corso della messa cattolica il prete alcuni ejaculatori non le dice ad alta voce, ma le dice tra sé e sé, e non le fa, le dice infatti seduto, e non le fa ascoltare all'uditorio, cioè ai fedeli. Perché? Perché il prete è un iniziato. Con il cosiddetto ordine sacro, che non a caso è un sacramento, lui non è parificato ai fedeli, ma è su un piano diverso. È un unto, infatti, ha ricevuto un crisma. Ecco perché ha le cosiddette parole di potenza, di potere che noi non possiamo sapere. E la formula di ordinazione episcopale, non a caso, viene detto al nuovo vescovo, il vescovo che lo ordina gli mette la mano sulla testa e gli dice per la potenza dei segni e dei prodigi. Che è una frase che non trovate da nessuna parte, ma è nel Messale di ordinazione episcopale. Vedete, questa frase è antichissima, è sopravvissuta ai vari concili, Concilio Vaticano I, II e via seguitando, ed è rimasta nella sua forza primitiva, per la potenza dei segni e dei prodigi. Cosa ci vedete di culto religioso ordinario? Niente. Quindi è un substrato di qualcosa di previgente, di preesistente. Ora, questi riti con cui viene trasmessa la tradizione possono essere esoterici o esoterici, e rimanendo sempre nell'ambito esoterico per adesso. La radice sanscrita della parola rito non a caso è RT, che vuol dire ordinare. A cosa servono quindi i riti? A dare ordine, ordine mentale, ordine interiore. Il cristiano che segue tutti i precetti, non è il mio caso, che sono un peccatore incallito, cosa fa? Dà ordine alla sua esistenza, cioè si dà un ordine interiore. E lo fa come? Compiendo il rito, che è il rito della messa domenicale, è il rito in teoria dell'Angelus, è il rito del Rosario. I riti che il cristiano dovrebbe compiere quotidianamente sono tantissimi, non ne fa nessuno ormai, ma in teoria dovrebbe essere così. Ora,
chi è che è chiamato quindi a trasmettere la tradizione per perpetuarla? Quelli che Louis Claude Saint-Martin, di cui vi parlavo prima, il cosiddetto filosofo incognito, definisce uomini di desiderio. Coloro che cioè trasmettono agli uomini e alle donne di buona volontà, proprio perché sono animati da questo desiderio, homme de désir, dice Saint-Martin, e il fuoco sacro, il fuoco della santa gnosi, un fuoco che non brucia perché è il fuoco della conoscenza. Okay. Questo è un elemento fondamentale. Ancora sul concetto di tradizione. Di solito essa si confonde con la consuetudine. Nel nostro campo indica invece qualcosa che non ha origine umana bensì divina, è la scintilla divina ed immortale che ci consente di essere, è la nostra anima riflesso del sé divino che arde nel nostro cuore. Ora, la tradizione ci insegna dunque che la realtà è qualcosa di eterno, da non confondere con la realtà illusoria che ci circonda. Noi, come sapete, viviamo avendo sugli occhi il cosiddetto velo di Maya. Pochissimi hanno la capacità di strappare il velo di Maya e iniziare a vivere veramente. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Matrix. Allora, vi ricordate cosa dice Morpheus, che non a caso si chiama Morpheus? Quello è un film profondamente gnostico. A Neo. Neo sarebbe l'iniziato, no? Il bussante, il profano, che vuole pervenire all'iniziazione, gli fa pillola rossa o pillola blu. Con una tu continui a vivere la tua vita, che è di fatto un'illusione. Prendendo l'altra pillola invece, con dolore, con fatica, con sofferenza, tu strapperai il tuo velo di Maya interiore e inizierai a vivere veramente. Gli antichi alchimisti questo lo dicevano a modo loro e usavano l'espressione vitriol, ovvero in latino visita interiora terre rectificando in venis occultum lapidem, traduco. Visita l'interno della terra e rectificando troverai la pietra occulta, traduco. Scava dentro te stesso, rettificando i tuoi difetti, le tue imperfezioni, le bugie che quotidianamente ciascuno di noi dice a se stesso per andare avanti, troverai la pietra filosofale, ovvero il tuo vero sé. Emerge qui la dicotomia che ogni iniziato si trova ad affrontare tra l'io e il sé. Superare le trappole dell'io e varcare le cosiddette colonne d'Ercole dell'io, cioè l'avidità e l'orgoglio, consente di pervenire al nostro sé. Ogni uomo deve combattere quotidianamente con il proprio io. Quante volte noi ripetiamo in una giornata io. Quante volte giudichiamo? Col dito, giudichiamo gli altri. Invece la prima cosa che diceva il Cristo è non giudicare. E noi invece giudichiamo continuamente e ci giudichiamo. Solo che mentre il giudizio di noi stessi basato sulla nostra coscienza è auspicabile, il giudicare gli altri, ci dice sempre il Cristo, occhio, il granello, la cruna del lago, il cammello, ricordate. Noi invece giudichiamo in continuazione, ma lo facciamo senza neanche pensarci, diamo giudizi su tutto e tutti, e questo ci allontana dalla reintegrazione con l'Altissimo, evidentemente, e quindi dal ritornare al principio, al fuoco principio. E veniamo adesso, fatta questa introduzione generale sulle scienze, ai tarocchi. Vi risparmio la Kabbalah, la Gnosi e tutti gli altri perché meriterebbero una trattazione a parte, sono una certa complessità. Veniamo ai tarocchi. Allora, i tarocchi, come tutti sanno, sono un antichissimo mazzo di carte di cui spesso nel mondo profano vengono considerati solamente gli aspetti connessi al gioco e alla divinazione. La divinazione, non so se qualcuno di voi è andato a Roma a Piazza Navona, ci sono le mitiche taroccare, no? Le signore che gli dai un euro e ti ridono le carte sostanzialmente, ma in effetti la divinazione è, per quanto riguarda i tarocchi, la parte viene da dire più banale, attenzione, perché non vuol dire che non vada sottovalutata, che vada sottovalutata, tutt'altro, ma che, come dire, la superficie dinanzi alla quale si fermano tutti. E l'uomo della strada si ferma alla divinazione. Quando stavo in una mia precedente esperienza lavorativa, delle mie colleghe sapevano che non la cavavo con i tarocchi, la prima cosa che venivano a fare era Alfio, leggi i tarocchi. Leggiamo i tarocchi. Come andrà a finire la storia col mio ragazzo? Sempre questa domanda. Sempre. Come andrà col mio ragazzo? Come andrà a finire? Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, influenzati naturalmente dalla volgarizzazione che è stata fatta di quest'arte, di questa scienza, perché i tarocchi sono una vera scienza, e purtroppo si è perso di vista quello che è il loro carattere profondamente esoterico. Adesso, prima di addentrarmi, vi faccio un esempio. Questo libro qua, che è in due volumi, si chiama Meditazioni sui tarocchi. L'autore è anonimo, perché come tutti i veri iniziati, non ha voluto che si parlasse di lui, che il vero iniziato tende a voler scomparire, no? Però la prefazione, come ve lo faccio vedere, è di Hans Urso von Balthasar, il quale era un teologo cattolico molto bravo, faceva parte del gruppo teologico Comunio, era un vescovo ed è morto il giorno prima che Giovanni Paolo II lo facesse cardinale. Questo
ed è uno che ha avuto però il coraggio di scrivere da vescovo, quasi cardinale, una prefazione a un libro sui tarocchi, il cui sottotitolo è Un viaggio nell'ermetismo cristiano. Quindi ecco perché andrebbero presi un po' più sul serio di quanto non sono presi. In effetti i tarocchi altro non sono, se non io qui li ho definiti i tasselli di un mosaico simbolico, perché i cosiddetti arcani, 22 arcani maggiori, se voi li guardate nella sua interezza, nella loro interezza, perdono, altro non sono se non un affresco più ampio. E io invito sempre le persone che si approcciano ai tarocchi all'inizio a guardarli tutti insieme e a farsi aggredire da questo insieme di colori, perché sono molto, molto carichi, no? Di simboli e di colori. Se una persona si sa avvicinare e comprende di cosa si tratta veramente, si rende conto che altro non sono se non un itinerario esoterico che attraversa tutte le tappe della vita dell'essere umano e ne mette in evidenza le differenti qualificazioni. Quindi chi sa leggere i tarocchi va oltre la divinazione e ne comprende la portata reale, autentica. Allora, in realtà secondo la leggenda, se avete dubbi voi potete chiedere quello che volete, anche se pensate che sto dicendo pregnacci, allora, secondo la leggenda, i tarocchi nascono, hanno un'origine antichissima. Secondo la storia nascono nel Medioevo. Secondo la leggenda nascerebbero invece nell'Antico Egitto, avrebbero un'origine egizia. Per essere più precisi, sarebbero connessi all'antichissima sapienza sacerdotale scritta dal libro di Thoth. Come si ricorderà, Thoth era la divinità egizia della sapienza, della scrittura, della matematica, nonché della magia e della luna, identificato nell'iconografia come un uomo dalla testa di Ibis. Non so se vi è mai capitato di vedere una raffigurazione di Thoth. Thoth, che poi sia chiaro, ecco perché nella tradizione tutto si lega, Thoth è l'Hermes dei Greci e il Mercurio dei Romani. Quindi, come vedete, ci sono alcuni archetipi, alcuni avatar, che voi trovate in tutte le tradizioni religiose. Ora, proprio sovrintendendo a queste attività scientifico-magiche, Thoth è colui che ha donato alla razza umana la conoscenza sapienziale, quindi anche una specie di Prometeo per certi versi, per il perfezionamento, quale strumento per il perfezionamento dell'uomo, e grazie alla quale l'uomo è in grado di elevarsi anche egli verso Dio, se solo è in grado di percorrere il faticoso viaggio attraverso tali conoscenze. Non è casuale che il corpo di Thoth fosse sormontato dalla testa di un uccello sacro quale l'Ibis. Ecco, questo passaggio ve lo leggo. Ci viene detto che nella mente è contenuta la chiave per volare, ecco perché l'uccello sacro, verso le altezze sublimi che contengono i profondi misteri della vita e dell'universo. Ora, il viaggio di Thoth verso di noi, uomini moderni, passa attraverso un momento estremamente tragico della storia della cultura umana, e cioè la distruzione della biblioteca di Alessandria da parte della comunità cristiana a seguito dell'editto di Teodosio. Voi sapete che la biblioteca alessandrina era sterminata e possedeva al suo interno una quantità di tesori della sapienza che purtroppo sono stati smarriti, e quello viene considerato la frattura nel mondo della tradizione tra la cosiddetta età dell'oro tradizionale e l'inizio di quello che Julius Evola definisce il Kali Yuga, cioè l'età terminale, l'età della decadenza, che in teoria adesso sarebbe al suo culmine. Ora, questi eventi sono avvolti nel mistero e nella leggenda, ma secondo alcune fonti il libro di Thoth fu salvato dalla barbarie dopo averlo trasformato in una serie di immagini simboliche rappresentate da 22 carte o lame, i cosiddetti arcani maggiori dei tarocchi. Il termine arcano, infatti, trova la sua radice in arca, quello scrigno sacro contenente oggetti o conoscenze tali da essere proibite a occhi profani e che non si possono guardare o comunque comprendere, ma riservate solo a coloro che si rivelassero meritevoli di acquisirle. Quindi, di fatto, cosa succede? Secondo la leggenda, questa sapienza contenuta nel mitico libro di Thoth sarebbe stata trasfusa dai ignoti compilatori per celarla evidentemente a rogo, per sottrarla a rogo, nei cosiddetti tarocchi, nei 22 arcani maggiori. Ora, secondo Oswald Wirth, il cui libro vi ho portato in visione, eccolo qua, famoso esoterista e simbolista della fine dell'Ottocento, i tarocchi rappresentano a loro volta un percorso, i cui passi sono cadenzati dalla successione numerata degli arcani maggiori, dal numero 1 al 21, seguito infine dall'arcano senza numero del matto, perché il matto, come sapete, è un arcano non numerato. E quindi 22 carte o passi in tutto. Questo percorso è circolare, a ricordare la natura di morte e rinascita dell'uomo, aggiungo io anche a ricordare il cosiddetto serpente che si morde la coda, che è un altro dei simboli alchemici e pagani più noti, ovvero l'Uroboros. Quindi le 22 lame, poi dice Wirth, come si possono organizzare. Prima però di lumeggiare alcune delle lame degli arcani maggiori, lascio che sia Eliphas Levi, di cui
che accennavo prima, a sintetizzare la portata dei tarocchi. È un'autentica macchina filosofica che impedisce allo spirito di smarrirsi, pur lasciandogli l'iniziativa e la libertà, e la matematica applicata all'assoluto, e l'alleanza del positivo all'ideale è una lotteria di pensieri tutti rigorosamente esatti come i numeri. E forse, infine, quanto il genere umano mai concepito di più semplice e infine di più grande. Perché? Perché i tarocchi sono, come tutte le vie iniziatiche, vie di libertà. Libertà ordinata, ma pur sempre libertà. Danno a coloro, a colui il quale li consulta, ma anche a colui il quale li legge, la possibilità di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Danno una possibilità, dunque. Però danno anche un'opportunità e recano in se stessi una sfida. Perché mi è capitato in passato, anni fa, di leggere i tarocchi e di trovare, leggendoli alle persone che me li hanno chiesti, anche cose sgradevoli. E lì sta la sensibilità del lettore celare o dire per me, e non dire alla persona interessata queste cose. E non è facile, diciamo. Questo perché? Perché quando si fa la divinazione, che vi ripeto è la superficie, la domanda che viene fatta di solito o è molto generica o è molto specifica, ed è un doppio errore. Perché la portata della divinazione, un lettore di tarocchi serio vi dirà, non supera i 10-12 mesi. Cioè la risposta che io vi posso dare rispetto a una domanda non può avere un orizzonte temporale attendibile superiore ai 12 mesi massimo. E la domanda bisogna saperla fare, perché deve essere non troppo generica, perché altrimenti il lettore di tarocchi è influenzato a sua volta e tende a svariare leggendo e a spaziare troppo leggendo le lame. Ma neanche troppo specifica, perché sennò diviene suggestiva e quindi mi porta verso una risposta. Deve essere una domanda equilibrata. Ecco perché i tarocchi, come tutte le vie iniziatiche, insegnano la prima legge, che è la legge dell'equilibrio. Quindi anche nel fare la domanda bisogna imparare, diciamo. Ora, per esempio, che domanda? Ma i tarocchi in realtà uno li consulta solo previa domanda, non si può fare un consulto dei tarocchi, non necessariamente allora, con delle domande ben precise, ma solo per sapere come va la propria... Ecco, signora, io lo sapevo che lei me lo chiedeva. Sì? L'ho sgamata subito, perché mi ha fatto la domanda che naturalmente reca subito in me la risposta. La risposta è no. Perché innanzitutto il lettore di tarocchi non deve mai leggere i tarocchi a se stesso. Questa è una regola aurea, perché chi si legge i tarocchi da solo, nessuno è un cretino, e poi soprattutto non ha capito niente della lettura dei tarocchi. Invece la sua domanda è la domanda tipica che mi viene fatta quando parlo di questo argomento. Ecco perché ho detto me l'aspettavo, perché o me la faceva lei o me la faceva qualcun altro. Perché anche io, quando ero al suo posto e avevo un maestro che mi insegnava e mi cazziava, e la prima domanda che ho fatto da uno della strada è stata: vabbè, professore, adesso però spiegami e dimmi come devo fare la domanda e vediamo cosa succede se io consulto i tarocchi da solo, partendo da un approccio di tipo generalissimo. E lui naturalmente mi disse: Alfio, tu non hai capito niente, perché non avevo veramente capito niente, e mi insegnò per prima cosa come fare la domanda. Questo è stato il primo insegnamento che mi sono beccato e che mi è stato naturalmente utilissimo, diciamo così, a capire a mia volta poi come leggere e come essere utile a chi mi pone la domanda, perché l'obiettivo, guardate, non è, come ripeto sempre in ogni scienza tradizionale, fare uno sfoggio di erudizione, è cercare di essere utili. Come diceva Saint Martin, l'iniziato deve avere quello che viene chiamato il desiderio di servire, cioè il desiderio di essere utile agli altri, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo dare. Stessa cosa vale per i tarocchi. Nel caso dei tarocchi, il lettore dei tarocchi non deve leggerli per se stesso, perché c'è anche chi, come dire, ha queste forme di definisco di onanismo mentale e legge i tarocchi per se stesso, per far vedere a chi ascolta quanto è bravo a fare i collegamenti con le carte e con la numerologia, ma questo non serve assolutamente a nulla. Il lettore dei tarocchi deve essere in grado di saper dare una risposta all'interlocutore, che non dico lo soddisfi, perché nessuno sarà mai soddisfatto del tutto da una risposta alla divinazione, ma che comunque gli lasci dentro un'impronta, che poi, magari dopo mesi e mesi, riflettendoci e ragionandoci sopra, colui al quale o colei alla quale sono stati letti i tarocchi germoglierà. Quella risposta germoglierà e diventerà consapevolezza. Allora lì si produce quella che viene definita in alchimia una sorta di trasmutazione interiore. Allora lì la lettura dei tarocchi, il taro, che poi taro non è altro che l'anagramma di Roda, ecco perché i tarocchi sono circolari, allora lì avrà funzionato la lettura. Diversamente sarà stato uno sfoggio di erudizione più o meno interessante, insomma più o meno divertente, anche perché c'è anche chi
sa farlo bene questo, però quanto sarà stato utile, quanto sarà servito veramente all'interlocutore? Questa è la risposta che mi sento di darle. Però torniamo un attimo al punto in cui ci eravamo persi, perché poi abbiamo fatto una divagazione. Tu ci stavi raccontando, facci capire bene, perché io poi non ho nessuna esperienza dell'argomento, quindi vorrei essere, non iniziare perché sarebbe troppo, ma dovete essere tu ci hai parlato di carte, di lame, ogni carta che cosa contiene? Allora, sono circolari, hanno una loro circolarità, quindi hanno una loro logica circolare. Hanno una loro logica circolare e vengono letti per, in modo ternario, cioè le varie lame si intrecciano tra di loro, quindi l'associazione di una lama a un'altra produce determinate conseguenze. E, per esempio, che ne so, il bagatto associato all'imperatore produce determinate conseguenze. Il bagatto, che è una delle lame più note dei tarocchi. Oppure, che ne so, la luna associata a... Scusi, cos'è il bagatto? Allora, il bagatto, eccolo qua, è una delle lame più note dei tarocchi. E, se volete adesso pian piano ce li abbiamo i tarocchi da vedere, cioè non... ce li abbiamo, cioè. Li abbiamo. Però non li ha cacciati fuori, no, perché temiamo la domanda successiva, ci arriviamo. Allora, diciamo che bagatto. Il bagatto adesso poi ve lo spiego, perché il bagatto è la carta dell'iniziato. Il bagatto è l'iniziato, anzi, per essere più precisi, è l'iniziato che è pervenuto alla realizzazione, ovvero l'adepto, che è un salto in più, diciamo così. E, tant'è vero che questa, ad esempio, è la bacchetta magica. Comunque, se parli... l'otto di spade delle carte napoletane, ecco, abbiamo... che ti sbagli. Non è che ti sbagli, perché questo otto che tu vedi qua, altro non è se non l'infinito, che viene riprodotto nel cappello, nel copricapo del bagatto. Visto come alla fine, se uno si ci mette un po' di intuizione, arriva subito, perché queste sono carte che sono suggestive, ma in senso buono, suggeriscono e risvegliano l'intuito nella persona di buona volontà. È chiaro che una persona che si legge solo la Gazzetta dello Sport non si approccerà mai ai tarocchi, però se una persona ha un minimo di curiosità interiore, chiaramente qualcosina senza succede. Disdegnare la Gazzetta, senza disdegnare, io sono Settorino e leggo tutto Sport, quindi ognuno sono dei pochi, senza disdegnare i quotidiani sportivi. Scusi, perché me ne hanno parlato recentemente, ci sono tifosi Torino, non torinesi. Tu sei un caso. Io sono uno, purtroppo, per me. Ora, tornando a Bomba, potete dirlo forte, però questa è una divagazione, è una divagazione. Tornando, allora, io ho... c'è la Juventina qua, quindi non posso parlare molto. Quella Juventina c'è, non possiamo parlare. Non può che essere così per la legge dei grandi numeri. Vabbè, basta di calcio, non vorrei dire. Allora, io mi sono concentrato stasera su alcune carte, cioè su alcune lame piuttosto che su altre. Allora, dato il periodo, mi sono concentrato intanto sul Fave e sulla Papessa, perché l'argomento se lo chiama, diciamo, no? E poi, siccome siamo in campagna, mi sono voluto divertire e vi ho portato un commento al cosiddetto tredicesimo arcano, la morte, che quando leggo i tarocchi e tiro e arriva la morte, tutti vedo che si tendono, no? Ma invece basta solo spiegare che la morte è bravissima, è come tutte le lame, un simbolo, e va interpretato, no? San Francesco diceva sorella morte. Allora, partiamo dal Papa e dalla Papessa. Innanzitutto, perché c'è la Papessa? Che c'è anche un motivo storico, no? La Papessa, questo è stato uscito un paio d'anni fa anche un film, perché facciamo una premessa: la definizione stessa di Papa in realtà non è minimamente cristiana. Voi dovete sapere che il Papa, il cosiddetto Pater Patrum, era il capo del culto di Mitra a Roma. Per una serie di coincidenze, di combinazioni storiche, che poi coincidenze per chi crede nella tradizione non possono essere, l'ultimo Pater Patrum di Mitra diviene anche il primo Papa della Chiesa Cattolica. Attenzione, uno dei primi Papi della Chiesa Cattolica, quindi fonde il culto mitraico all'interno della nascente a Roma religione cristiana.
e non a caso il Papa veste di bianco, come il Pater Patrum del culto mitriaco, e non a caso il Romano Pontefice si chiama Pontefice perché acquisisce anche le qualificazioni del Pontefice Massimo della religione romana, il Pontifex, cioè colui che crea i ponti. Non a caso religione deriva da religere, mi fermo qua, se no vi annoio. Ora, cosa succede quindi? Il Papa assume una serie di qualificazioni sacerdotali che sono plurime e che derivano da più rivoli di quanti non si dica oggi o di quanti non si voglia ammettere. Pensate solo al fatto che nella Chiesa occidentale, non in quella orientale, infatti non in quella ortossa per esempio, l'ostia consacrata, guardate, fateci caso, perché è il sole, che il sole non a caso era, ovvero Ura Mazda nel culto iranico, era il papà di Mitra per certi versi, scusate questa definizione impropria, ed era anche Horus. Se voi guardate qualche iscrizione egizia, voi vedete che i sacerdoti di Horus tenevano così il sole quando lo alzavano. Cosa fa il sacerdote cristiano quando alza l'ostia nel momento culminante della messa? Perché quello è il sole invictus della tradizione romana, né più né meno. Ovviamente la mia opinione, io sono un peccatore, quindi non lo posso permettere, sono eretico, dunque vi dico che quindi la definizione stessa di Papa è molto importante. Non a caso il Papa porta la mitria, cosa vi ricorda? Allora, qui fermo, ci siamo capiti. Ora, al quinto poi, allora, il numero 5 negli arcani maggiori. Allora, dovete teniamo presente una cosa, che gli arcani maggiori sono numerati in ordine progressivo. E, tranne appunto il matto, che non è numerato, e la morte, che non è nominato, perché se voi prendete l'arcano maggiore della morte, non c'è il nome. Tutti gli altri c'è scritto il bagatto, il papa, il carro, l'imperatore, la papessa, la ruota della fortuna. Invece c'è la morte. C'è solo il numero 13, ognuno poi associa qua, no? Ma non c'è il nome. Nel matto non c'è, nel matto invece non c'è il numero, proprio perché matto, no? Nel caso di specie, perché vi sto facendo così, la progressione numerica è importante. Ancora di più il fatto che a ogni lama dei tarocchi voi vedete associata una lettera ebraica. Cioè, i tarocchi seguono pedissequamente l'alfabeto ebraico. Aleph, Bet, Gemel, Dalet, via seguitando. E questo anche perché è molto importante, perché così come i legami tra i tarocchi e l'alchimia sono numerosissimi e ve ne potrei parlare, altrettanto i legami tra i tarocchi e la Kabbalah, perché alcune lame dei tarocchi possono essere associate ad alcune sefirot dell'albero della vita cabalistico. E ora non so se qualcuno di voi più o meno sa cosa sono le sefirot, la Kabbalah, vabbè, non mi c'è dentro, però vi dico che come vedete le scienze tradizionali si intrecciano. Quindi io già ve li ho associati all'alchimia e alla Kabbalah, ve li potrei tranquillamente associare anche all'astrologia. Questo libro, per esempio, vi spiega tutti i legami che ci sono tra il moto dei pianeti e la lettura dei tarocchi. Ed è, secondo me, da questo punto di vista molto interessante. Ora, torniamo al Papa e alla Papessa. Al quinto posto della numerazione naturale dei tarocchi viene il Papa. Anche questa volta ci troviamo con un personaggio connesso con la spiritualità. Ma si presentano agli occhi alcune differenze, questa ve la devo leggere, un po' tecnico. Primo, il Papa ovviamente è maschile. Egli rappresenta la conoscenza spirituale costruita secondo un processo filosofico, regolato da rituali ben formati, ritorniamo al concetto di mito di prima, e sapientemente divulgato ai fedeli. È la conoscenza divina dei padri della Chiesa cristiana, rappresenta cioè la ragione che trova una spiegazione spirituale e terrena del misterioso regno dell'inconoscibile. Il Papa percepisce Dio, i messaggi provenienti dall'alto, percepisce il mondo supernaturale, rappresentando il punto di contatto fra i due mondi. Egli rappresenta la saggezza e l'esperienza che agiscono nel temporale, noi diremmo nel quaternario, cioè nel mondo fenomenico. La vita religiosa e spirituale in ciò che essa può avere contemporaneamente di universale e di presente nel quotidiano. Indossa, come l'imperatore, altra lama dei tarocchi, una veste in cui, eccolo qui, il Papa per esempio, in cui predomina il blu, ricoperta da un manto rosso, che è il manto rosso che anche Papa Ratzinger ha avuto fino a ieri. Dunque, il pensiero e l'intelligenza, cioè, sono diretti verso l'azione. Guardate come tiene le mani e le dita. Su. Come la papessa, anche lui conosce i segreti, cioè conosce i misteri, perché è un realizzato in teoria. Ma non ha bisogno del libro che la papessa invece tiene in mano. Adesso,
Ce l'ho, ve lo faccio vedere. Tieni in mano. Inoltre, a differenza della papessa, comunica quello che sa, porta a cioè la buona parola, il buon pastore, evidentemente. Ora, nella lama del Papa, qui si fa vedere, se ve lo faccio vedere un po' meglio, scusate. Allora, faccio la papessa. Ecco il Papa. Vedete che ci sono anche i discepoli nella lama? Dicevo, con la allora il Papa non esisterebbe senza i suoi discepoli, ma è un grado sopra di loro, ecco perché è rialzato, evidentemente. La sua statura è sproporzionata in rapporto a quella dei discepoli, che volutamente sono stati fatti più piccoli. Con la mano destra benedice, ecco perché è il segno della benedizione. Vedete? Con la mano destra benedice i due monaci inginocchiati davanti a lui, unendo l'indice e il medio, intelletto e cuore. Con la mano sinistra, infilata in un guanto azzurro, tiene alto il pastorale. L'azzurro del guanto è segno di un'estrema ricettività spirituale nell'azione e il guanto rimanda alla tradizione religiosa cristiana, secondo cui la mano guantata del cardinale non era più di sua appartenenza, ma diventava uno strumento della volontà divina. Inoltre, la mano guantata indica anche che la potenza spirituale deve essere celata agli occhi della gente, che può vederne solo il gesto di benedizione e gli effetti. Ora, ovviamente il pastorale, le tre croci, terra, aria e fuoco, vabbè, acqua, gli elementi, queste sono cose abbastanza banali. La cosa interessante qual è? Da un lato il gesto della benedizione, ok? Dall'altro il fatto che egli abbia le mani guantate. E ritorniamo alla frase di Eliphas Levi sul fatto che la Chiesa reca in sé e non disvela i misteri della magia cerimoniale. Non è casuale. E non è casuale. Anche il colore, l'azzurro. E non so se qualcuno di voi si è mai occupato delle proprietà esoteriche ed energetiche dei colori. Comunque, insomma, per farvela breve, ciascun colore. No, però facciamo la cromoterapia. Brava, esatto. Allora ci intendiamo perfettamente. L'azzurro ha determinate proprietà e qualità. E il rosso, per esempio, ha altre qualità ancora. Questi colori si associano evidentemente a loro volta a determinati chakra. Quindi cosiddetti chakra bassi o chakra alti. Per esempio qui c'è un chakra in equivalenza al cosiddetto terzo occhio, che è un chakra luminoso, di luce bianca, diciamo così. Il chakra che sta qui, la corona, cosiddetta Keter, l'equivalente della sefira cabalistica Keter, è il chakra che praticamente è il nesso tra noi e il divino, e la divinità. Quindi è il chakra più luminoso in assoluto, è luce bianca. Okay? Questo per farvi un piccolo inciso. Quindi dice quel Papa cosa fa? Tiene i guanti anche perché tiene in sé la sapienza iniziatica trasmessa dalla Chiesa e disvela ai fedeli soltanto ciò che è buono per loro, cioè la parola buona. Questo perché? Perché come diceva il Cristo, che non a caso era un grande maestro passato, non date le perle ai vorci. E se lo diceva lui, che ne sapeva, insomma, a differenza nostra, siamo gli animali, e vuol dire che, insomma, era una frase da prendere con un certo buon senso e farne buon uso. Ma andiamo avanti. Il numero del Papa è appunto il 5, descritto dalla sua posizione nella sequenza dei tarocchi. Il 5 è un numero di passaggio, attenzione, introduce un ideale che sconvolge la stabilità del quaternario, il 4 di cui vi parlavo, per superarlo, e l'1 che ha inglobato la quaternità è 4 più 1, e cioè, quindi siamo un po' nel campo della gematria, e la quaternità unificata da una unità di un'altra dimensione, lo spirito che domina gli elementi. Ok? Ora, il Papa a sua volta è connesso, ecco parliamo delle terzine dei tarocchi, con l'arcano numero 7, il carro, simbolo di vittoria. Egli, infatti, in virtù della sua conoscenza e della sua saggezza, è in grado di armonizzare gli opposti, conciliare i contrari, spirito e materia, egoismo e altruismo. È dunque un arbitro pacificatore, un saggio che regna grazie al suo sapere e alla sua autorità morale. Ora, veniamo invece alla papessa. Il Papa e la papessa sono due facce della medesima medaglia. Rappresentano cioè le due forme di approccio verso una conoscenza spirituale, quella fornita dalla speculazione intellettuale e dallo studio dei libri sacri o sapienziali, e quella invece che sgorga spontaneamente dal nostro cuore se saremo disponibili ad aprirci verso di esse. Quindi, come vedete, la conoscenza mediata, l'acculturamento, la conoscenza immediata, e cioè la via iniziatica. Okay.
I tarocchi, queste due strade, ci dice il nostro compilatore, non sono antitetiche tra loro. I tarocchi nella loro saggezza millenaria non ce li mostrano, queste due lame, non ce le mostrano in opposizione al contrario, ma le pongono entrambe sullo stesso cammino. È necessario cioè attraversare entrambe le esperienze che questi due arcani evocano, la concezione femminile aperta all'ascolto del cuore, all'essere fecondati da ispirazioni che provengono dal profondo di noi stessi, e quella maschile, frutto dell'applicazione intelligente allo studio e alla speculazione. Ecco perché, come diceva qualcuno, davvero l'uomo e la donna un tempo erano un unico androgeno, l'Adam Kadmon primitivo, e poi sono stati separati quasi con la forza. E questo è il grande insegnamento, guarda caso, di questa coppia di sacerdoti: l'armonizzazione degli opposti, l'unione felice del maschile e del femminile che è dentro di noi, le nozze fra corpo e spirito. Nell'arcano del Papa questa relazione è ulteriormente manifestata dal pastorale che gli tiene in mano, ve l'ho fatto vedere. Come detto, sulla sommità ci sono sette bracci, suddivisi nei tre opposti e nell'unico elemento verticale. Qui viene fatto un raffronto anche con la storia di Tiresia, che voi sapete fa sette anni da uomo, sette anni da donna. Qui dice, come sette sono gli anni vissuti da donna da Tiresia, e sette erano le generazioni egli concesse da vivere, sette è il numero che definisce non a caso l'armonia. Sette sono le note musicali, sette i pianeti che si muovevano sullo sfondo delle stelle fisse. E sette è anche il numero che Papa e Papessa insieme formano nelle loro nozze alchemiche, sulla strada indicata nei tarocchi, sono cioè la seconda e la quinta lama, 2 più 5 uguale 7. Quindi come vedete tutto, come dico sempre nelle scienze tradizionali, tutto giunge a compimento e tutto si ritrova a unità. Quindi sul Papa e sulla Papessa non andrei avanti, se ci sono domande altrimenti ci occupiamo della morte, ci facciamo due risate, perché va presa così. Almeno tutto tace. E allora possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, prima di parlare della morte, vi parlo di un grande maestro passato, il maestro di Portici, che è Giuliano Kremers. Lui era napoletano ed era, ha scritto un sacco di libri. Io, c'è la sua peromia, tra l'altro gratuitamente scaricabile da internet per chi fosse interessato. E uno incompleto riguardava proprio le lame dei tarocchi. Allora, dovete sapere che lui dovette andare in esilio durante il fascismo, morì poi nel 32 in Francia, chiuso lei, perché come tutti gli iniziati non era gradito, ovviamente, quindi l'hanno pregato di andarsene, e ai suoi discepoli che lo andavano a trovare, e i quali poi, essendo bisolelli, se non sbaglio, in questa zona andavano a giocare al casino, naturalmente, da buoni discepoli, insomma, cadevano, come cadiamo tutti, e lui gli dava i numeri per vincere. Ma attenzione, non per stravincere, per vincere l'equivalente dei biglietti e del costo del pernotto in albergo. E mi dicevano, maestro, ma perché non ci fai sbancare che ci sistemiamo? Cioè, no, perché se voi volete capire, dovete comprendere che il denaro vi serve solo e soltanto a sostenervi e sostentarvi. Non dovete diventare, ecco perché appunto il denaro è lo sterco del demone, non dovete diventare schiavi della materialità. E gli dava quanto bastava per vincere e tornare a casa pari, uscivano pari, diciamo. Ora, il buon Giuliano Kremers, cioè Ciro Formisano, Giuliano Kremers era il suo ieronimo, ha scritto tantissimo su tanti argomenti, tra cui appunto i tarocchi, e ha scritto delle pagine bellissime sulla morte, che poi ve ne leggerò un estratto alla fine, perché si legge proprio come una poesia. Parliamo adesso della morte. Adesso vi faccio vedere la lama. Eccola qua, la morte. E qui scatta la fotografia, giustamente. Tempestivo, veramente. Tempestivo. Allora, premessa, come vi accennavo, tutti i tarocchi hanno un nome, una descrizione, una designazione che meglio serve a identificarli, il bagatto, la papessa. Soltanto che Sofatini, col tredicesimo arcano, rimane intenzionalmente muto, come se i raffiguratori del Medioevo, che hanno dato la loro identità definitiva poi alle lame, fosse ripugnato a nominare lo scheletro falciatore, il cui raccolto è formato in questa immagine, come vedete, addirittura da teste, mani e piedi umani. Sembra un po' da Gran Mignolo. No? Se ti interrompo, sì. Anche per darci un'idea. Quale esce nel momento in cui tu fai i tarocchi? Quando fai la lettura. Fai la lettura dei tarocchi.
quando esce la morte, la morte. Che vuol dire? No, che chiaramente il tuo interlocutore si spaventa, cioè vede la morte e pensa che sia una cosa. Dipende. Allora, da... vorrei capire il significato che sta dietro questo. Lo so, e io adesso te lo spiegherò. Però ti devo fare una premessa. Come accennavo prima, dipende da quali sono le carte associate, la precedente e la successiva, è il terzine tendenzialmente. Quindi allora tu li puoi inquadrare compiutamente il significato della morte, diciamo così. E che però la morte in sé non ha un significato. No, ne ha tantissimi. Cioè ne ha tantissimi e quindi nessuno, bravo. Cioè ne ha tantissimi e quindi nessuno, e dunque va necessario. Come nella realtà. E va presa per quella che è, come nella realtà, anche nel simbolismo esoterico, nel simbolismo tradizionale, bisogna darle l'importanza che ha e comprendere cosa vuol dire in un determinato contesto. Cioè va sempre contestualizzato. Questo penso sia una risposta teoria. Come poi dopo io voglio dare anche qualche minuto anche al Felice. Certo. Abbiamo accendimi se sto sforando perché accenderò subito. Abbiamo ancora 5-10 minuti. Anche 10, vado avanti. Ok, vado rapido. Allora. Dunque, abbiamo detto la morte è muta. Ciò che ci vuol dire l'arcano della morte cambia aspetto ma non viene mai distrutto, tutto persiste, appunto come ci dicevamo noi adesso, modificandosi in maniera continua sotto l'azione del grande trasformatore al quale gli esseri individuali debbono la loro origine. Ora noi dobbiamo, dice questo arcano, questo tarocco, la nostra esistenza effimera a ciò che chiamiamo morte, poiché essa ci permette di nascere e può condurci soltanto ad una rinascita. Questo fuoco, ci dice questo arcano, lentamente brucia a danno delle riserve umane che inesorabilmente si esauriscono, ne consegue il rallentamento graduale del suo ardore e la sua estinzione finale che noi chiamiamo appunto morte. Ma la morte in realtà non estingue nulla, liberando invece quelle energie prostrate sotto il peso di una materia sempre più inerte. E dunque, in senso alchemico, anziché uccidere, la morte fa rivivere, dissociando ciò che non può più viverci, traduco, dissociando il corpo che deperisce, putrefà, rispetto allo spirito che invece è il fuoco vivo, no? E quindi permane e sopravvive. Ecco perché il profano deve morire per rinascere alla vita superiore conferita dall'iniziazione. E non è un caso che la morte venga associata in alchimia all'opera almero, la nigredo. L'alchimia, come sapete, ha tre fasi: nigredo, albedo, rubedo, opera al nero, opera al bianco, opera al rosso. La morte, diciamo così, è l'opera al nero, considerata dagli alchimisti come l'operazione più difficile da effettuare, con essa infatti l'uomo si stacca dalle apparenze e si lascia inghiottire dalla femminilità cosmica di cui egli vuole svegliare e dominare l'intera potenza. Dunque l'opera al nero è al tempo stesso una morte, un connubio e una discesa agli inferi. Non a caso, cosa si dice nel credo? Scesa agli inferi. E dopo tre giorni le tre fasi dell'opera alchemica risuscita. Quindi il Cristo, che è l'unico iniziato completo che noi abbiamo potuto conoscere, l'unico adepto in quest'era, che fa? Opera al nero, opera al bianco, opera al rosso. Quindi le tre fasi non alcanzano: inferno, purgatorio, ma anche l'iniziato massonico muore per rinascere. Certamente, sì. Certamente sì. Siamo molto. Certamente sì. E qua di nuovo, vabbè, vi dovrei recitare il Vitriol, ve lo risparmio, vado veloce, così diamo spazio alla città della scienza. E, allora. Era molto interessante quella frase poi del Kremer, se la dico subito. La vera iniziazione comporta in realtà due morti successive, quindi la prima è quella appena descritta dell'incubazione, analoga a quella che l'arcano ce la riproduce perfettamente, che subisce il pulcino nell'uovo prima di spezzarne il guscio, è l'uovo filosofico evidentemente. L'iniziando deve cioè ripiegarsi su se stesso appunto nelle tenebre dell'uovo filosofico per conquistare la luce e la libertà. Bisogna morire in una prigione oscura per rinascere in una vita di indipendenza e di chiarore. Questo è il significato di questo arcano. Adesso vi risparmio la descrizione nel dettaglio della lama perché non abbiamo tempo e vi leggo direttamente il passaggio del Krembers. Scusa, prima ci leggi il passaggio, che è una domanda che ti volevo fare, ma vale. La tua esperienza con questa, il tuo rapporto, sì, con questa esperienza, tu te ne avvali anche nella vita quotidiana, cioè sarebbe possibile che non accada così. Diventa automatico. Secondo te, qual è la cosa che maggiormente di questa tua conoscenza, di questa tua iniziazione si può trasmettere a noi in questo momento? Cioè, darci un'indicazione, l'indicazione di quella che è il seme più fertile. Il seme più fertile è la meditazione. La base, il peristilio di ogni forma di perfezionamento interiore è la pratica meditativa. Mediante la meditazione
ci si purifica, si spurga, si spurgano le energie negative che ciascuno di noi quotidianamente accumula durante la giornata e nella sua esistenza, e piano piano si avvia una fase di purificazione interiore, faticosissima. L'ideale sarebbe fare almeno 30-40 minuti quotidiani alla stessa ora di meditazione, o la mattina presto o la sera, per arrivare poi a un'ora. Il mio maestro fa 3 ore di meditazione al giorno, ma siamo a un livello, insomma. E la meditazione è la base. La pratica, lo studio delle scienze, direi la pratica, perché scienze e tradizioni sono scienze vive, vanno non studiate ma praticate, ti insegna questo, una vita di equilibrio, e soprattutto comprendere che la vita che noi viviamo è come un film che noi vediamo al cinema. Dobbiamo essere, come diceva appunto il Cristo, nel mondo ma non del mondo, ovvero capaci di astrarci, fare un passo indietro e non farci guidare dalla nostra materialità, dai nostri difetti, dalle nostre imperfezioni, per trovare il nostro vero sé, appunto, a girare le trappole di Dio per pervenire al sé, cioè alla nostra scintilla di Dio. E la realtà secondo te ti aiuta in questo? Per niente. Perché, ecco perché noi siamo uomini, perché l'uomo vive nella materialità, nel quaternario, appunto, e cade quotidianamente, noi cadiamo continuamente, perché se non cadessimo, come dice appunto il Kremers, non avrebbe senso svolgere una via di perfezionamento, non ce ne sarebbe bisogno, saremmo dei santi, dei realizzati, quindi noi cadiamo in continuazione. Un conto però è cadere. Ma noi non cadiamo per, come non moriamo per rinascere, non esatto. Cadiamo per risorgere. Noi cadiamo per rialzarci, la via iniziatica ti mette nelle condizioni, se sei uomo di desiderio e di volontà, ti dà, io dico che ti dà la cornice per disegnare il tuo quadro, quindi per poterti perfezionare, migliorare, rettificare, quindi cercare di vivere una vita retta, che è anche la cosa oggi soprattutto più difficile in assoluto, perché se vivi una vita retta sei considerato un cretino. E quindi questa è la dicotomia nella quale l'uomo della tradizione nel XXI secolo si trova a dover combattere, insomma, a dover dibattere. Allora, per concludere questo breve lavoro, credo che nessuno sia più adatto del grande maestro Giuliano Kremers, che nel suo O Thanatos, la morte del 1923, a proposito di questo arcano, del tredicesimo arcano, dice: morte, lasciati guardare in faccia, sei il simbolo della grande alchimia, sei il triplo mercurio e il mercurio morto, sei l'azot, sei levita, sei l'ala profondamente scura del corvo, sei il sonno preparante il risveglio, il dolore tremendo che precede la nascita del più luminoso figliuolo dopo l'avatar, la metempsicosi dell'antica e lorda anima della vita nuova. Arcano divino degli alchimisti, tu sei la gioventù eterna, spirito raggiante sul nero fondo del mistero dell'astrale. L'umanità cammina come il matto dei tarocchi, un cane la necessità gli morde i polpacci delle robuste gambe, sempre avanti, più avanti, lontano, più lontano. Tu, o morte, sei la soluzione dell'enigma spirituale nell'uomo vivente e nella profonda custodia della sua anima ignota. Tu, o miracoloso, tre volte santo scheletro che raffiguri una fine temuta, hai lo sguardo sorridente, perché nell'arcano in effetti la morte ha lo sguardo sorridente. Tu sei il simbolo della giovinezza, tu nei tre mondi dello spirito, della materia e dell'atto sei il rinnovamento, Kremers. Che secondo me rende bene. Benissimo, facciamo un applauso. Io direi che mi lascia talmente tanti desideri di approfondimento. Mi lascia talmente tanti desideri di approfondimento. Il tema alchemico, per esempio, è un tema che a me interessa moltissimo. Certo. Il tema della Kabbalah mi interessa moltissimo. Noi l'abbiamo anche un po' trattato qui da noi. Quindi ce l'ha introdotto, però sicuramente ti inviterò a tornare volentieri, molto per una conversazione molto volentieri, molto volentieri. Io avevo anticipato che ero un giovane atipico, quindi un giovane atipico di questo vivante, di essere in qualche modo, come di qualche altro giovane atipico che sia qui dentro, di essere in qualche modo un amico e quindi un accompagnatore. C'era Felice, ti volevo dare 2 minuti la parola. Allora lo farei a comodo. No, stai con me. Felice, 2 minuti all'impiego, così di dirci un po' che cosa è accaduto. 2 minuti solamente diamo la parola a Felice, che è stato il Città della Scienza, che ci racconta brevemente. Lui è stato il Città della Scienza, in qualche modo spiritualmente, lo è ancora, però abbiamo parlato di esoterismo. Allora, innanzitutto voglio prima di tutto ringraziare quelli che mi hanno dato la solidarietà alla Città della Scienza in questi giorni attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili, e molti sono qua e quindi vi devo insomma ringraziare. Due, allo stato di come aggiornamento sulle notizie non si può dire ancora niente, se non le supposizioni che si fanno, dato questo fronte così lungo, diciamo 10 metri attaccato da un incendio che è tecnicamente chiuso a questo punto, anche con hanno fatto la zona è sotto sequestro, stanno facendo i rilievi la scientifica. Dici solamente una cosa che mi interessa praticamente, che cosa si è perduto?
perché questo non è stato chiesto. Io ringrazio un momento perché bisogna, voglio soltanto testimoniare brevemente che cos'è l'estate e che cos'è Città della Scienza, soprattutto per quello che mi ha riguardato. Io ne ho fatto parte dall'origine, da quando è nata, nella progettualità del professore Silvestrini, perché è, come tu hai accennato prima, una fondazione anche quella, una fondazione che nasce appunto da una da un sogno che ha avuto una persona di un profilo molto alto, un professore di fisica laureato per il gruppo recorsivamente, stiamo parlando di uno in odore di Nobel, diciamo, e che credeva molto nella divulgazione scientifica, nella divulgazione scientifica, nel coltivare la curiosità intellettuale dei ragazzi, dell'interrogarsi, conoscere se stesso in base all'esperienza che stiamo facendo. E come baluardo di una di alcuni valori assolutamente strategici in un territorio così debole dal punto di vista sia sociale che economico. Ha individuato questa iniziativa, che è appunto quella dello Science Center. Il Science Center sono degli spazi dove si ha modo di sperimentare, conoscere, però anche sono delle occasioni per comprendere meglio la complessità del mondo. Quindi, diciamo così, la missione che si è voluto dare e che ha voluto che noi facessimo con lui è quella di facilitatori. Lui lo ha sempre detto: il mondo è una struttura complessa, c'è bisogno di persone qualitativamente eclettiche, cioè che abbiano soprattutto una grande curiosità intellettuale, declinabile in vari settori, e che avvicinano senza spaventare i ragazzi alla consapevolezza. E la consapevolezza la puoi avere soltanto se sperimenti, agisci, intraprendi e sorprendi, alzando la soglia d'attenzione, perché qui non è una sola, non è fare prendere una foca ammaestrata e metterci il pallone in testa, ma appunto sorprenderli, alzare la soglia d'attenzione e la aggredire con processi di consapevolezza sul tipo. Io ho fatto cose fascinosissime, tipo la mnemotecnica, far comprendere ai ragazzi come il cervello è un esercizio, come ci sono delle condizioni che possono migliorare proprio come strumento, no? la vita. L'astronomia, abbiamo avuto un planetario fantastico, ed era un grande presidio culturale, era una sentinella di civiltà. L'atto che è stato compiuto è di una gravità barbarica, perché se è vero, come è vero che è stato fatto strategicamente per utilizzare in altro modo quell'area, è una stupidità, perché quell'area è vincolata e di proprietà di quella fondazione con quella missione specifica. Quindi non è che è vero che, ahimè, c'è una parte politica che vede quel posto come sede di casinò e di porticciolo turistico per incrementare questa cosa, va bene anche quello, però soprattutto in quella zona, soprattutto per il valore educativo del bello, perché là stiamo parlando di uno dei posti più belli del mondo, il paesaggio che vedeva Cicerone sta là, proprio per il grande potere evocativo del bello e per la grande consapevolezza che si può avere di questi strumenti, è un posto che deve essere vocato a questa missione. È stato sorprendente la solidarietà che c'è stata da tutto il mondo. Magicamente si sono sbloccati i fondi europei, fondazioni americane, insomma, andando però a incidere su un tessuto che è stato logorato in questi anni. Io non vi nascondo, sono andato via per quando ho iniziato a capire che non era sostenibile una progettazione del genere, perché o c'è lo Stato dietro che ti paga per fare queste cose, ma se devi lavorare sul mercato, su una biglietteria o su una progettualità europea che paga a babbo morto, tu non arrivi a mantenere questa cosa. Siamo arrivati a 160 persone, 160 famiglie che da un anno non hanno stipendio. Voi immaginate, molti lavorano, marito e moglie là dentro, e sono persone, guardate, magnifiche, non perché è la comunità a cui appartengo io, ma sono persone che hanno fatto appunto cibernetici, botanici,
esperti di matematica, storia dell'arte, cioè è una grande farm dove veramente io ho placato per anni tutta la mia smania e a cui devo molto, perché se io sono quello che sono, sono perché ho fatto questo tipo di esperienza con un maestro eccezionale. E qua il valore della testimonianza personale nelle fondazioni della persona che si assume progettualmente, ma non come si adesso si vuole riassumere progettualmente adesso una ideologia in un uomo, va bene? Qua è un uomo che ha fatto della prassi, no? L'esemplificazione di una sua idea del mondo, va bene? Comprensibile, laico e civile. No? E questo è un grande strumento civile che aveva portato dei grandi risultati che sono stati depotenziati, offesi, non era più negli ultimi anni quello che era stato, ma proprio perché purtroppo la cultura, come diceva Giulio Einaudi, è organizzazione. Se non c'è stata l'organizzazione con persone che fanno le cose, è difficilissimo portare avanti, poi, soprattutto poi se non hai dichiaribili il frigorifero. Quindi sono contento della reazione che c'è stata, che ha riportato al centro la testimonianza di un'esperienza di questo genere, che mi ha riguardato e ringrazio questo, però è anche l'occasione per tenere alta la guardia, perché io non sono sicuro che si risolverà a breve una situazione di quel genere. Però è anche molto interessante vedere come iniziative di questo genere, culturali, che svegliano, no, la coscienza delle persone, il senso critico, la curiosità intellettuale, vengono viste in maniera pericolosa come una residuo militare. È stato fatto un attacco militare a qualcosa di militare, non è. Comunque preciso. E soprattutto. Quindi aveva ragione De Magistris quando diceva siamo sotto attacco. De Magistris sicuramente siamo sotto attacco di un modello culturale per cui era nata Città della Scienza in funzione per sconfiggere, cioè Città della Scienza è stata attaccata da quel modello culturale per cui lei era nata in funzione ostativa. Questa è la grandezza, cioè, è il grande cause. E secondo me la causa chiudo è stata una causa non tanto di qualche sciatteria di qualche organizzazione. Non penso che io veramente non voglio pensare che sia stata un'organizzazione così ostile e per le verità. Va bene, allora ringraziamo Felice. Grazie. Ringraziamoci della scienza, ci siamo la nostra fondazione è accanto ovviamente alla fondazione IDIS e la Città della Scienza che deriva dalla fondazione IDIS a cui siamo tutti molto legati, io in particolar modo per ragioni personali. E il mondo delle fondazioni qui a Telese Terme oggi ha dato una buona prova del fatto che sì, una buona prova del fatto che si riesca a stare insieme a fare delle cose buone. Noi mercoledì prossimo ci vediamo con una poetessa che secondo me che è già venuta da noi molto tempo fa, una poetessa Irpine che scrive il suo nuovo libro di poesia, secondo me è una delle maggiori poetesse viventi in Italia, che verrà la settimana prossima, è straordinario, ha scritto un nuovo libro bellissimo, quindi noi lo presentiamo la settimana prossima. Mi rendo conto che chiamo con il mio amico Gianfranco, ma Mamino le presentazioni, guarda, per accontentarti da tempo non leggo più i libri, quindi noi dedicavamo per chi come. Qui ci sta Teresa Lucia che non ci frequentavano in quel periodo, noi facevamo anche una volta al mese, leggevamo un testo, io sceglievo un testo e lo leggevo dei brani ovviamente di quel testo, abbiamo letto cose di, anche abbastanza. Gianfranco si è opposto estremamente, a lui non piace fare le letture, ha detto prendiamo era noioso, quindi noi abbiamo un po' assopito, ovviamente teniamo conto dell'opinione di Gianfranco, teniamo conto dell'opinione di tutti, ritorneremo anche a parlare di questo. Mentre il prossimo c'è la poesia, quindi ritorniamo a parlare di poesia. Vi ringrazio, volevo anticipare questa cosa, ringrazio ovviamente moltissimo, grazie a te, grazie ad Alpio Pisani, facciamo.